che mi interessa discutere. Il tema della democrazia e cosa la gente pensa della democrazia. Allora, io sono partito da questo tema che è il malessere dei cittadini. È un tema su cui c'è una letteratura determinata. Cioè, se andiamo, ci aggiriamo su internet, sulle biblioteche, noi abbiamo una produzione sull'argomento che è straripante, che è impressionante, ma anche leggendo i giornali, la cosa che si vede è che la gente è scontenta. Spesso si usano espressioni come disagio, scontento, sfiducia, scetticismo, disaffezione, cinismo, e qualcuno usa anche la parola antipolitica. Quindi, per designare, i sentimenti che la gente comune, il cittadino, nutre nei confronti della politica. Queste sono le parole che si usano e queste sono le premesse per una diagnosi pessimistica sullo stato dei regimi democratici. Allora, la prima domanda che c'è da porsi è se c'è qualche pregiudizio, qualche disegno che sia sotteso a questo racconto. Cioè, cosa c'è sotto? Perché? Anche perché è un concetto che può essere utilizzato in tantissimi modi, se poi ci riflettete. Se lo può usare chiunque, lo si può usare da destra o da sinistra. Conviene ai media, per esempio. I media ci squarzano. Qui c'è qualche esperto di media, noi sappiamo che i media amano gli antagonismi, amano i conflitti, amano le sofferenze, amano lo scandalo. Cosa c'è più scandaloso del regime fondato sul governo popolare, sul governo del popolo, che è odiato dal popolo? Quindi si può dire, che i cittadini sono scontenti per il comportamento dei politici, gli scandali sono sotto gli occhi di tutti, e quindi questo è il motivo dell'insoddisfazione. Si può pensare che appunto i cittadini non sono coinvolti. E c'è chi dice, questo è uno dei temi che salta fuori spesso, che c'è troppa democrazia. Questo zelo con cui ci si affanna intorno a questa situazione critica è motivo di sospetto. E potremmo anche domandarci se questa diagnosi critica che viene fatta ai sentimenti dei cittadini non sia anche questo motivo di sofferenza, sono a furia di dire, è una profezia che si autoadempie, un vecchio tema per la sociologia. Abbiamo solo un'unica certezza, che tutti i segnali che abbiamo di questa condizione della democrazia sono segnali molto contraddittori. Non abbiamo segnali univoci, ma tutti i segnali che vengono interpretati in maniera univoca in realtà si rivelano contraddittori. Se leggiamo i testi, anche gli articoli accademici, libri che ci sono, il segnale dei segnali è l'astensionismo elettorale. Ma si dice che l'astensione ha cominciato a crescere negli anni 70, e tra gli anni 60 e il primo decennio di questo secolo è praticamente raddoppiato. Io ho messo insieme qualche dato: in Italia, in Olanda e in Germania i non votanti sono passati dal 10 al 20, in Austria dall'8 al 16, in Francia dal 19 al 35, in Inghilterra dal 25 al 40. C'è qualche oscillazione, ma questa tendenza all'astensione cresce. La statistica è lo straordinario strumento di semplificazione che esiste al mondo. Ricordate una vecchia battuta che se io mangio un pollo e tu non ne mangi, per la statistica ne abbiamo mangiato mezzo per uno, è esattamente così. Questo vale anche nel caso dell'astensione. C'è chi si astiene perché è fuori dalla vita collettiva, c'è chi si astiene anche se è pienamente integrato. C'è l'astensione sistematica e c'è l'astensione occasionale, è enorme la quantità di astensione occasionale. Poi c'è, si considera l'astensione spesso, molta superficialità, l'astensione, il voto bianco, l'annullamento della scheda, che anche questo è un valore. L'annullamento della scheda può essere deliberato e può essere volontario. È vero, non è vero, si potrebbe domandare questo, insomma. Si potrebbe supporre, per esempio, che i ceti abbienti hanno una propensione così elevata al weekend, per esempio, che non vanno a votare, e la gente cambia preferenza. Anche su questo abbiamo molte incertezze.
probabilmente una piccola percentuale di elettori che cambiano ci sono, ma in realtà i cambiamenti che avvengono sono cambiamenti tutti all'interno del medesimo schieramento, cioè non ci sono cambiamenti tra uno schieramento e l'altro. Cioè un elettore del PD potrà votare per Di Pietro, un elettore del Di Pietro potrebbe votare per PD. Però la quantità di elettori che in Italia si spostano dal centrodestra al centrosinistra è minima. Invece un dato che fa riflettere è che tutte le volte che gli elettori, che gli iscritti o i simpatizzanti di un partito vengono mobilitati, questi accorrono. E tutte le volte, per esempio, che in Italia, in Francia, anche negli Stati Uniti, alle ultime elezioni si sono tenuti dei meeting, sono stati affollatissimi. E abbiamo visto i risultati delle primarie in Puglia l'altra settimana. Impressionante, 200.000 persone, non è poco. E abbiamo visto il successo delle primarie per eleggere Bersani, abbiamo visto quello delle primarie per eleggere Veltroni. Quindi la gente è molto poco schizzinosa, vuol dire. I postmaterialisti adducono un altro argomento ancora, questo mi sembra interessante. Dicono, vabbè, la gente non partecipa più alla politica, ma partecipa a tante altre cose, cioè partecipa alla società civile, che è una cosa virtuosa naturalmente. La società civile è buona. Poi magari capita che la società civile vada a menare i Rom in qualche campo nomadi, oppure la società civile di Rosarno cacci gli immigrati, insomma non, questo può succedere. La gente è molto insoddisfatta della politica e dei politici, ma è felice come una Pasqua di vivere in un regime democratico, cioè sono contenti di vivere in democrazia. Peccato che non sappiamo, nessuna indagine ci dice che cosa intende la gente per democrazia, cioè questo è una cosa molto nebulosa. Come sappiamo, nemmeno gli studiosi sanno esattamente cosa sia la democrazia, cioè una definizione non controversa di democrazia non esiste, insomma. Una cosa che io ho notato in interviste con i miei studenti è che la politica è un punto alto nel paesaggio politico di tutti, cioè nessuno dice la politica non serve. Dicono tutti la politica è molto importante, dovrebbe essere diversa, dovrei farla io. Quindi c'è un atteggiamento molto individuale nei confronti della politica, non un atteggiamento politico. E questo trasforma il malessere democratico in un fenomeno contraddittorio, cangiante, instabile, sul quale poi si eccitano i media, si eccitano gli osservatori professionali, si eccitano gli accademici, è un business. Nella vulgata, che però scientificamente vale molto, l'atteggiamento che il cittadino ha con la politica è analogo e paragonabile a quello che, secondo una certa concezione idealizzata, il consumatore ha col mercato. Tutto è costruito come se il cittadino fosse, come dire, un consumatore consapevole, un giudice severo di ciò che la politica fa. Quindi la propaganda elettorale, l'azione dei media, la competizione, i sondaggi trasformano qualsiasi modo dei cittadini nei confronti della politica in un giudizio di gradimento. Poi io suggerisco quello che noi stiamo leggendo, la realtà politica, in questi termini fondamentalmente. E che questi termini sono distorcenti, cioè ridurre il giudizio è una distorsione. Ho riflettuto a lungo, mi sono convinto che il rapporto con la politica che hanno gli esseri umani non è molto diverso da quello che hanno con la religione. È un'opinione confortata, sono autorevolissimo come Bourdieu. La gente vive la politica esattamente come vive la religione, e noi sappiamo tutti che ognuno vive la religione a modo suo, non è che la religione ha delle prescrizioni molto rigide, ma ciascuno giustamente le applica a modo proprio, se no la confessione sarebbe inutile. Le elezioni oggi sono decise dall'astensione e i risultati elettorali, cioè i successi elettorali, sono prodotti dalla capacità di qualcuno di mobilitare il proprio elettorato. Creative Commons.